Pronto? Eccomi qua. Buongiorno. Maestro, buongiorno, sono il sindaco di Foggia. Ah, sono... Sì. Bene, bene. Come va? Va bene, lei è il sindaco? Sì, io sono il sindaco, ho preparato il galluccio. Operazione Galluccio. Oh, innanzitutto grazie a tutti voi perché ho saputo che c'è stata una collaborazione generale per questo appuntamento foggiano. E naturalmente sono molto fiero di farlo, perché dopo 20 anni, insomma, ripetere questa operazione era un mio desiderio da molti anni, quello di tornare a Foggia e far vedere anche l'evoluzione dell'orchestra italiana. Noi siamo orgogliosi di avere il nostro concittadino che si chiama Renzo Arbore. Sono contento io perché poi, dunque, devo dire, sono in viva voce, no? Sì. Ah, sono in viva voce. Devo dire che agli inizi i foggiani un po' si sono dispiaciuti perché io facevo canzoni napoletane e naturalmente in Italia molti mi hanno scambiato per napoletano perché naturalmente girando il mondo con l'orchestra di formata da 13 napoletani più due foggiani perché c'era anche Gesù Telesforo con me, mio figlioccio, quindi si pensava che io fossi napoletano, a Udine pensavano che io fossi napoletano, però quando ho sempre, insomma, negli anni seguenti, sempre già da allora ai giornalisti, alle interviste eccetera, ripetevo che io ero nato a Foggia, che c'era tutta una famiglia praticamente foggiana, insomma, e che il mio amore per le canzoni napoletane poi era dovuto anche al fatto che io sono abbastanza vecchio, allora gli anni li potete ricavare dalla mia, da Wikipedia. E quando io ero guaglione, a Foggia, le canzoni che si cantavano e si sentivano erano canzoni napoletane. Io,